bentornati al consueto appuntamento con noi. E stasera vedete un'invasione di giallo. Perché? Perché è arrivata qui la Coldiretti. E con la Coldiretti ovviamente è arrivato il presidente di Livorno. Eccolo qua, Simone Ferri Graziani, che in versione di pizzaiolo che ci fa... Eccomi qua, sono venuto perché, attenzione, attenzione, Coldiretti raccoglie le firme, ma le raccoglie per un motivo giustissimo, importantissimo, dimmi che, intanto dammi la pizza. Per l'arte della pizza, patrimonio dell'UNESCO. Quindi arte sì, con i suoi prodotti unici, prodotti di Campagna Amica, lo ricordiamo sempre, diciamo, genuini, quelli del territorio, quelli veramente che nascono da lì e finiscono qui. E danno passando gusto. Per Napoli con la pizza giusta. Sì, col pomodoro. Col vero pomodoro italiano campano e non tunisino, cinese, e poi con tutto il resto dei prodotti tradizionali, quindi le acciughe, anche quelle le possibilmente acciughe, italiane, la mozzarella vera e non fatta con le paste filate o con tutti questi prodotti e le cagliate che vengono dall'estero, e è chissà vero, dall'est, cosa c'è dentro, soprattutto arrivano dall'est, le cagliate dall'est. Esatto. Allora, mi hai convinto, quindi pizzifero sei stasera. Stasera pizziferi, ma faremo da mangiare in maniera più tradizionale. Ovvio, perché la pizza ovvio l'ho fatta a casa. Ci credo. Vabbè, però potrebbe essere. Conoscendoti, non ci credo. Però è una pizza bella, fumante, anche perché avresti dovuto impastare già da stamani mattina l'impasto con il lievito madre. Esatto. L'hai fatto? Dico la verità? Diciamolo. Sì. No. Allora, comunque, vedete, questo è il foglio che voi dovrete firmare proprio per riuscire a far sì che la pizza diventi patrimonio dell'UNESCO. Questo perché? Per difendere la pizza stessa da tutte le imitazioni che ormai in tutto il mondo ci sono, di pizze alte dove tuffarsi, ma che non hanno nulla a che vedere con la nostra pizza. Quindi pizza ambasciatrice della, esatto, cultura gastronomica italiana ormai da tutta e la vita, dei prodotti dell'agroalimentare italiano, mm-hmm, quindi contro la falsificazione, che si dice Italian sounding, che è questa parola, appunto, misteriosa. Che cosa vuol dire questa parola, che misteriosa? Cos'è l'Italia sounding? Ecco, è tutte quelle imitazioni che vengono fatte del vero prodotto made in Italy, quindi tu qua, quei famosi parmesan per il parmigiano o per il pecorino toscano che viene imitato da tutte le parti del mondo. Mamma mia, il prosciutto toscano, e chi più ne ha più ne mette, anzi più ne tolga di questi prodotti, esattamente, e vada a fare la spesa nei mercati di Campagna Amica, dove il prodotto è 100% per l'italiano, il prodotto vero, il prodotto genuino, di stagione, quello che fa bene, quello pieno di vitamine, sprizzante. Ma ti posso fermare un minuto? Ma certo, Simone, sì, è vero che non venivi da tanto tempo, però questa invasione gialla, veramente giallo tutto lo studio, firmato Coldiretti, cappellini, code, cioè tutto, veramente tutto oggi non me l'immaginavo, anche perché lui nella veste di presidente, ma anche di, potremmo dire, ristoratore, direi che è poco, albergatore, direi forse meglio, lui che possiede questa magnifica villa dove Winston Churchill è stato un certo periodo ospite, sì, vi darà la possibilità proprio di essere ospitati per un pranzo per due persone, ovviamente in questo ambiente meraviglioso di cui lui è proprietario a Vada. È vero? Romantico, quindi se avete una bella coppia, quindi venite per un anche cena. Se sono brutti, però scusami. Ma il pranzo è bello, è sempre il romantico. Il pranzo è bellissimo, sempre romantico. È bellissimo, non solo. Nella tenuta c'è anche una cosa che mi colpì quando sono venuta da te, molto particolare, che è l'angolo. Cioè l'angolo, insomma, veramente un angolo gigantesco delle sanguisughe, che vero, lui chiama mignatte. Le mignatte che servivano, ecco, per fare i salassi. Esattamente. Ecco, questo è l'agriturismo che vedete voi benissimo da casa. Questo è il retro dell'agriturismo. Non ci sono più le mignatte, c'è rimasta la testimonianza. Meno di questa male cosa che qui non ci sono più le però mignatte. C'è tante ci sono i pavoni. Stavo per dire un'altra cosa. Di pavoni ne ha tantissimi, ma tantissimi. Pensate, ancora di più di quelli che il nostro Andrea Domenici ha trovato a Dubai. Eccolo, dove di pavoni. Eccolo. Che mi hai portato? Vengo in pace, Anna Maria, ho portato un rametto d'olivo, perché qui ho visto già battaglieri a voi due. Battaglieri siete voi, sembrate due maionesi. Due galletti livornesi. Due galletti livornesi. Tutti gialli. È vero, belli, una volta belli si dice anche la ricetta, galletto livornese lesso. Galletto livornese lesso, ovviamente acquistato presso Campagna Amica. Sì. Io direi di tagliare subito la pizza, perché tagliamo questo ragazzo ha fame. Andrea non solo c'ho presta. C'ho un angolino, non vorrei avere un calo di zuccheri se svengo qui. Anna Maria dopo si dà spettacolo ancora di più di quello che si dà normalmente. Guarda. Non ti preoccupare, se hai un calo di zucchero fallo là, perché sì, qui sì, non sì si può. Se tu avessi mai un calo di zuccheri, non si sa mai. Io e lui provvediamo. Sì, noi provvediamo alla rianimazione.
Abbiamo la scito, ecco la scito. Più che in terra non vado. Cioè, periodo. Allora, Andrea, non solo fresco di dottorato, anzi, a questo punto insegna anche all'università di Agraria. Quindi certo, sto svolgendo il dottorato. Non ci si libera di lui. Ecco qua la vera pizza napoletana, ricordiamo, quella col bordo alto, ecco, col vero pomodoro, con il mozzarella. 100% italiana. Tutto 100% italiana. Vogliamo dire un'altra cosa, Simone? Diciamolo. Un locale in dove si rispetta l'igiene e la sicurezza sia alimentare che quella dei consumatori. Proprio così, attenzione, questo è importante, perché oltre l'origine c'è anche il rispetto di quella che è tutta la normativa del settore agroalimentare. Il settore agroalimentare, quindi l'HACCP, eccetera, eccetera. Tutto. Che molti sottovalutano. Ecco perché alcune ispezioni che vengono fatte a tambur battente, come si dice, portano sempre delle belle, bellissime sorprese. Sì. Cioè, anzi, chiudono mi molti locali. Giusto ringraziare anche il corpo dei NAS, che è il nucleo antisofisticazione dei carabinieri, che collabora con Coldiretti per tutte quelle che sono anche le falsificazioni, insieme alla Guardia Forestale e a tutti coloro che veramente hanno a cuore il vero prodotto agricolo italiano. Quindi... Esattamente. Non solo, voi, a parte questa pizza, che appunto protagonista sarà del nostro quiz, legato ovviamente a Napoli, ma protagonista di questa petizione che vi prego di andare a firmare sia nel mercato di Campagna Amica che presso tutte le sedie della Coldiretti che ci sono in un comune sì e in quell'altro no della nostra Toscana. Quindi in un comune sì e in un comune no c'è la Coldiretti, quindi andate nel comune accanto se non c'è nel vostro comune e firmate. Va bene, e poi firmate. Per esempio in Firenze c'è un nuovo mercato che viene frequentato dal nostro Andrea, sì, che è il mercato di Via Doni, sì, dove qua vedete, qui ci sono tutti questi prodotti sani, giusti e sostenibili. Eccoli qua, ovviamente prodotti di stagione, quindi non troverete le cose che non troverete le fragole, non troverete il melone, ma troverete questi splendidi aranci, clementini e pompelmi che vengono direttamente dalla Sicilia, ma non attraverso un grossista, è proprio il produttore siciliano che ve le vende. Una cosa squisita, Anna Maria. Ricordiamo il martedì mattina. Quindi scusami, arriva dalla Sicilia un produttore con tutto il camion di arance. E queste sono le sue clementine, del suo campo, non del campo di un altro. E meno male, guarda, scusami. Quindi, se non vi piacciono, meno una male. Volta dopo potete anche rifarvi. Cambiare campo. Certo. Però Coldiretti non è solo tutte queste bellissime cose, no. Ma è anche carne, è anche formaggio, è anche vino, anche olio, farine, pesce, fiori, il pesce. Abbiamo anche il pesce, quindi nei mercati di Campagna Amica, direttamente dalla costa della Toscana, abbiamo il pesce fresco, pesce? Tutto il pesce azzurro, quindi e anche lì. Non so se lo sai, non il lo pesce so. Ha la sua stagionalità. Ma quindi come vuoi? Ma mi stai dicendo, dopo quanti anni è che faccio le trasmissioni con te? Mi stai dicendo, io ci credo anche. No, è vero. Non puoi permetterti. La stagionalità del pesce è fondamentale. Esattamente. E ricordatevi, per esempio, non andate a cercare i pesci fuori stagione, perché se no è sicuro che sono pesci fuori d'acqua, o meglio, fuori di congelatore. Quindi attenzione. Il pesce fresco c'è a questi mercati. Ma te lo sa, Anna Maria, come si fa a vedere se il pesce è fresco? Ma insomma, forse lo so. Però se lo vuoi ricordarmelo, dimmelo. Ecco, dimmi com'è. Per controllare se il pesce è fresco, sì, dovete guardare in che giornale è incartato. Perché se è nel giornale di oggi vuol dire che è fresco. Se ve lo incartano nel giornale di ieri, allora. Ma scusa, no, non ho capito. Ma le pesche... Oh mio mi Dio, sa che era una battuta. Questa era una battuta. Invece, comunque, se vi volete tenere al corrente di tutto, sia delle varie scadenze, ohimè, che ci sono sempre più pressanti, ma che riguardano la campagna, ecco, consultate il giornalino di Coldiretti, che vi dà anche però delle buone notizie, per esempio certi incentivi per chi assume i giovani in campo agricolo. Ci saranno tantissimi incentivi nel nuovo. Spero proprio di sì. Sì, vabbè. Abbiamo già fatto delle assunzioni, quindi in agricoltura c'è un trend positivo, lo dimostrano l'affluenza fortissima all'Università d'Agraria. Andrea è un testimone. E soprattutto l'occupazione in agricoltura che è cresciuta. Esattamente. Anche perché la campagna stampa, non solo, ma anche la campagna televisiva, aiuta veramente, perché le persone sono sempre più consapevoli di che cosa vanno comprando. Non solo, voi li agevolate, perché un tempo perlomeno arrivava anche a casa la cassetta con te e con lui. Immagini, direttamente a casa vostra arriviamo, a volte viene Andrea, a volte viene Simone, quando non possiamo non viene nessuno. E se volete si rimane anche a pranzo, meglio di così.
Basta il quiz, per favore, regia, salvatemi da questa invasione gialla. Voglio le immagini di un film di cui voglio sapere il titolo e possibilmente, ma non è detto perché lui è troppo buono, il regista. E così potrete andare ospiti a Villa Graziani a Vada, dove esatto, già ci sono giunchile fiorite, una meraviglia. Eccolo qua. Però vorrei far sentire anche l'audio, se è possibile. Non è possibile non è l'audio, possibile, possiamo mimare. Perché volendo, sono cattivi. Ragazzi, ma Villa Graziani si mangia bene, mica ci possono andare. No, ma almeno un altro minuto, un altro secondo, perché altrimenti, insomma, mi sembra un po' difficile. È legato alla pizza, comunque. Questo è difficile davvero. Insomma, è difficile. Per certi versi, senza la musica ovviamente è molto difficile. Vedremo. Va bene, che mi cucinate oggi? Tu volevi un pezzo di pizza perché hai il calo di zuccheri? Ora la mangio, tanto di quello che faccio. Sì. Faccio una torta di pane, Anna Maria, stasera. E questa ricetta è artusiana, da dove viene? Senti, se è artusiana non te lo so dire con certezza, però questa ricetta me l'ha data la signora Itumelia di San Quirico di Sorano, che è la mia vicina di casa, che già mi ha dato tante altre ricette, non so se ti ricordi, sì, la torta con la crema e il limone, quando sì, si fece con l'acqua. Sì, molto buona, la signora Itumelia. Itumelia. Com'è? Ma siamo sicuri? Siamo sicuri, sì. Comunque sì, sia, qualsiasi sia il nome della signora, la ringraziamo anche a nome di Aspettando il TG, perché credo che questa sia una bella ricetta, sì, che ricorda un po' anche una delle ricette che il nostro Artusi aveva scritto nel suo libro. Esatto. E tu invece in questo nuovo modo di cui ti presenti, cioè da cuoco? Plum cake alle carote. Oh. Abbiamo le carote, eccole di qua. Di stagione. Di stagione, e sono spesso di stagione carote, sono diciamo la verità. Sono quasi sempre, cioè, la di stagione, è quindi di stagione, si può fare sempre. Evergreen. Quindi un evergreen, anzi un ever orange, visto che sono... No. Sai che un ever yellow, ecco, everi matti questi, mamma eccola mia qua, la carota sarà la base del nostro plum cake, che oltre a far bene sarà ed è buonissimo. Meno male, meno male. Va bene, a questo punto gli ingredienti li abbiamo, le immagini le faremo fra poco rivedere. Io direi che possiamo iniziare con il tuo plum cake, va bene? Benissimo, benissimo. Allora iniziamo. Dammi le subito petizioni, che leviamo dopo le petizioni, ho la penna giusta per firmare. Leviamo le cose dal fuoco, eccoci qua, accendiamo. Posso venire a collaborare? Non sia ora vediamo. Ecco, okay, allora accendiamo il fuoco. Allora, innanzitutto dobbiamo sciogliere il burro. Ora prendiamo Andrea, se mi dai... Andrea, il valletto. Sì, il valletto. Eccomi. Ora tieni, forse il cucchiaio va bene? Va bene il cucchiaio, perfetto. Vai. Era proprio quello che chiedevo. Bene, benissimo. Allora, lasciamo sciogliere una noce di burro in modo... Una noce, no, una noce grossa. Te lo seguo io, vai. Vai, segui il burro. 50 grammi di burro nella fattispecie che noi andiamo a sciogliere. Sì. E mentre Andrea scioglie il burro, noi si fa? Si prende le due uova, attenzione, due uova. Perfetto. Fresche, mi raccomando. Anche qui controllate il giornale e anche il fornello, perché ci vuole quello di qua, perché questo è potente. No, è acceso. Ah, benissimo, chiudo. Benissimo. Ecco, allora, scherzi a parte, le uova controllate se sono fresche, molto meglio, perché sì, viene benissimo, quindi... Anche perché, guardate, qui c'è una sigla che permette di identificare tutto sull'uovo che voi state per mangiare. Eccolo qua, vedete? Sì. Molte volte nessuno fa caso a questo, guarda più che altro la data di scadenza e non invece la data di deposizione delle uova. Esatto. Anche perché l'uovo via via deperisce e perde le proprietà nutritive per il quale noi lo prendiamo, sì, e quindi cerchiamo di guardare la data di deposizione delle uova. Poi 0, 1, 2, 3 sono le sigle, per esempio, quali? Sono le sigle 0, 1, 2, 3 della taglia dell'uovo. No! Per no, il tipo di allevamento. Per il tipo di allevamento, se è a non terra, se non è a terra. Se in aria, se è a terra, se o a se terra, in aria, se in allevamento intensivo. Questa domanda, ma com'è difficile. Le bullone, il nostro Simone, guarda. E meno male, ti sei mancata, Anna Maria. Lo so, sì, che sì, ti sono sì, mancata, ma è vero. Torniamo, però, e naturalmente ci vedrete spessissimo. Allora, speriamo. Bontà mia, se ci invitano stasera, perché ho i miei dubbi. Bene, allora, allora benissimo. Ora, tornando a parte gli scherzi, 0, 1, 2, 3 sta a significare il tipo di allevamento.
quindi allevamento a terra in un ambiente perfetto, depositano le uova dove vogliono, sì, vivono non stressate, mangiano quello che gli pare. Sì, esatto. Poi via via, cioè per allevare all'allevamento in batteria, che è quello che è il 3, che è assolutamente proibito dalla comunità europea, che noi continuiamo invece ancora ogni tanto ad avere. Ecco, allora, mentre allora, il io sbatto le uova. Il burro si sta quasi facendo. Il burro si sta sfacendo. Allora, a questo punto mettiamo lo zucchero nel vado? Ma non vuoi lo che so. Sbatta un pochino io le vada, uova? Vada, vai. E metti lo zucchero dentro. Vada, Simone. Ecco, va. Allora, è importante che l'uovo venga sbattuto, insomma, e bene. Potete farlo anche naturalmente col mixer. Con le fruste elettriche. Con le fruste elettriche. Vabbè, ma due uova, via Simone, dai, bene. Ma bene, io sono per farlo a mano. Scusatemi, per sbattere due uova voi volete prendere le fruste elettriche. La planetaria, direi. La planetaria. Il bimbi. No, per l'amor di Dio. No, ecco, sì, ecco, voglio dire una cosa. Guarda, mi ha dato l'occasione. Va bene, ecco, sì, un appello. Ora ci arresteranno. Non lo so. Spero di no. Speriamo, non lo so se... Anna Maria, è la rovina della cucina italiana, impastate, cucinate a mano, non con questi macchinari. Allora, vedete, non so se si può vedere, ecco, sì, sta montando. Sta diventando uno zabaione. Esatto, quasi, benissimo. Vai. E questo è proprio, ecco, quando fa le bollicine. Quant'è un etto di zucchero? Allora, no, lo zucchero è 100 grammi di zucchero, ossia un etto, come dice il buon Perfetto. Andrea, che ci ricorda. Allora, bene, La grammatura esatta. Su dolci. A questo punto, sui dolci bisogna stare attentissimi. Già, vale. È vero. Qui io direi che ci siamo, che dici? Ci siamo. Ci siamo? Sì. Aumentato il volume. Un pochino. Aumentato il volume, diciamo in maniera importante, e anche si comincia a legare, sì. Vai. Sì, è legato. È legato. A questo punto bisogna preparare le carote che precedentemente in parte, ma solo in parte, avevamo... Sì. Preparato le carote, che ricordo occorrono 400 grammi di carote che avrete precedentemente o frullato, in questo caso col frullatore o con quello che credete, ma secondo me la ricetta, il vero trucco della ricetta qual è la grattugia a mano. Quindi aspetta, i 400 grammi che sarebbero questi qui, lasciamo qui che così forse la regia li vede meglio. I 400 grammi, eccoli qua, sono questi. Secondo me è meglio fare 400 grammi ben tritati, e cioè 200 grammi, la metà ben tritati come quelli lì. E poi 200 grammi, fateli a mano, rimangono più grossi, e nella torta poi sono buoni perché piacevoli. Si sentono lì, sono più piacevoli. Senti, mi è venuto in mente una cosa, ma tu com'è che ogni volta che vieni qui mi fai qualcosa con le carote? È perché le carote fanno venire la pelle più scura, più abbronza, allora è importante. C'è il carotene. C'è il beta carotene, c'è il carotene. C'è perché, per esempio, un mio amico mi ha regalato un libro molto bello inglese dove ci sono diverse ricette con le carote, di dolci con le carote. Ma la carota fa benissimo, a parte proprio anche dolci. Eppure io sento i dolci più che il prune cake di carota. Che devo fare? Sbattere ancora? Basta. Meno male. Prendiamo le carote. Grazie, carote, Simone. Mi sposto, questo Simone. Qui, vai. Attenzione, non sulla mia sciarpa. No, tanto va dentro. Vai. Allora, ecco, facciamo così con le carote mentre si prepara. Poi dice Anna Maria, dice non si fa palestra quando si cucina. Guarda, lì è tutto un muoversi, qui mette tu gira tutto un muoversi, viene dei muscoli alla fine. Sì, ma ci vorrebbe una sigla a questo punto, perché tu non stai facendo niente. La sigla. Io vi guardo, eccoci, Anna Maria. Qua ci vuole chi lavora, ma ci vuole anche chi guarda. E anche chi pensa. Allora io vendo. Eccoci, questa è la vera sigla. Allora, naturalmente si fanno le carote per la parte piccola della carota, in modo che vengano delle... Non ti tagliate, Simone? No, questo, anche se è il bello della diretta, ma... Allora, Simone praticamente cucina due volte l'anno, ogni volta che viene... Questa è la seconda. Anzi, è la prima, perché è la prima dell'anno. È la prima dell'anno. Ma ti ricordi l'anno in cui abbiamo fatto quella battuta sull'olio? Sì. L'uso dell'olio, anzi, potremmo ripeterlo. L'uso dell'olio. E ricordo, visto che l'abbiamo detto, l'olio toscano, bene, l'olio che fa bene con tutte le sue proprietà, e l'uso dell'olio. Per cosa si usa, Andrea? Perché sì, per levare il malocchio. Per levare il malocchio. No. Va bene, meglio la pubblicità, ci sta adesso, pubblicità. Ecco. Piano Anna Maria. Grazie. Io allora, tanto nel frattempo, con lo spuntino.
lo vedo che stai facendo uno spuntino. Il nostro Andrea, che rappresenta la Coldiretti, sta mangiando la pizza che sarà oggetto di questa petizione promossa da Coldiretti per far sì che diventi patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO. Esatto. Quindi recatevi presso tutti i centri della Coldiretti o i mercati di Campagna Amica, o consultate il sito, com'è che non mi viene, www.coldiretti.it oppure www.coldiretti.toscana.it o se no www.campagnamica, o se no facciamola semplice, sui motori di ricerca scrivete Coldiretti. Coldiretti, appaiono loro due. Appaiamo, anzi, no, magari no. Ricordatevi, no, quando si arriva lì dentro la Coldiretti si esce bianchi e si esce tutti gialli. Allora, la ricetta di oggi è un plum cake alle carote, molto semplice ma molto carino, realizzato in modo indiretto. Non col diretto, indiretto da Simone Ferri Graziani, nobiluomo, ovviamente. Eccolo qua. Con l'aiuto dello scudiero Andrea. Bene, Sancho Panza. Che sta a dire? Sancho Panza, se continui a mangiare tutta questa pizza, ci ricordiamo gli ingredienti. Silenzio, e cosa abbiamo fatto? Allora, abbiamo preso due uova freschissime, le abbiamo sbattute. Quando sono sbattute, abbiamo aggiunto lo zucchero. Quanto zucchero? 100 grammi di zucchero. A questo punto, cosa facciamo? Mettiamo 300 grammi di carote. 400 di carote. Ma hai detto 300 così? Mezzo, 200, 400 in totale. 400 in totale. Bene. Allora, queste qui sono le carote grattugiate. Eccole qua. Vai, è un pochino queste sono, bastano, ecco. E poi abbiamo basta. E le julienne, vieni. E le carote julienne, che ricordo servono per rimanere un pochino più non la dire quella parola che ormai tutti i cuochi usano. No, non la dico, non mi viene croccantezza. Ecco, vabbè, allora, non viene croccantezza, equivale alla rucola degli anni 70. La croccantezza c'è sempre. Allora, se facciamo vedere, ecco, vai, facciamo vai. Vedere l'impasto, vedete, fa delle bollicine, vuol fa dire già che bene era... alla pelle, ecco, era... Ma queste bolle che hai visto prima, vedi dopo, vedi perché è montato bene l'uovo, quindi con lo zucchero. Bravi, siete stati bravi. Siamo stati bravi. Allora, a questo punto vi faccio vedere, mentre tu rigiri ben bene, di nuovo l'oggetto della nostra, del nostro quiz. Cioè, la domanda era: qual è il titolo del film che voi state per vedere in una breve sequenza? Eccolo qua. Ovviamente è legato alla pizza e vi darà l'opportunità di recarvi per un pranzo o cena estremamente romantico, perché il posto è veramente spettacolare, a Vada. Da lui. E ieri sera a Vada, sai cosa facevo? No. Guardando, aspettando il TG. Ah, bene. Sgusciato le mandorle. Eccole qua. E ho provveduto anche a... Posso dire una cosa? Non c'è nessuno. Come non c'è nessuno? Allora, che te segui aspettare il TG è vero, perché mi mandano tanti messaggi. Sempre. Anzi, ricordo a tutti coloro che hanno il profilo Facebook, chiedete l'amicizia a Anna Maria. No. E seguite aspettando il TG. No. Proponete a tutti, allora, che è la trasmissione più bella che ci abbiamo noi. Ti ringrazio in tanto. E soprattutto piena zeppa di bella contenuti è importantissimi. Vero. Allora, a parte gli scherzi, abbiamo, con aspettando il TG, vinto 7 premi negli ultimi anni, e quindi ne sono veramente molto molto contenta. Però non mi aggiungete come amica di Facebook, perché io, mi dispiace, ma non vi posso rispondere. Ho chiuso. Ah, chiuso? Bene. Sì. No. Andiamo avanti, seguiteci. Vai. Allora, mettiamo le mandorle che ieri sera... L'hai sgusciato. Con pazienza ho sgusciato. Tritato. No, l'ha tritato il frullatore, per sapere. Il bimbi? No, per l'amor di Dio. Per il quale c'è una seconda petizione in corso da lui. Non l'ho organizzata io. Allora, prego, la telefonata. Allora, le mandorle sono, ricordiamo anche le mandorle, 150 grammi di mandorle tritate. Eccole qua. Ma devo lavorare io? No, la lavoro io. Prego, adesso lavora tu, perché io devo rispondere alla telefonata. Pronto? Pronto, signora Maria, buonasera. Buonasera, con chi ho il piacere di parlare? Io sono Marcello, chiamo da Lorenzana, Pisa. Ah, che bello, mi fa molto Lorenzana. Piacere. Senta, cosa c'è di bello a Lorenzana? C'è l'amore a Lorenzana. Cosa c'è? Cosa c'è a Lorenzana? C'è il mio amore a Lorenzana. L'amore. C'è il suo amore. Qui ci vuole un applauso veramente. Va bene. Romantico. Allora,
Lui l'ha lasciata all'estero, le amori, Andrea. Sì. Allora, mi fa tanto piacere di sentirla così convinto e così sicuramente innamorato. Il suo amore cucina bene? Sì, sì. E quando vuole prenderla per la gola, che le fa, mi scusi? Beh, io insomma, io non sono un grande, un abile cuoco, però insomma, mi diletto, magari un pollo al forno con le patate, qualcosa di semplice. Guardi, lei è un uomo perfetto, allora, sono tutti così esigenti, pensi a loro due. No, senta, ma noi non siamo esigenti, basta che la spesa sia nella fatta spesa, nel posto giusto. Lei conosce i mercati di Campagna Amica? Sì, sì, certo. Li frequenta? Deve? No. Dovrà. No, perché comunque vivendo in un paesino piccolo non ho molto la possibilità, però... Però a Pisa ci sono, a Pisa o a Livorno c'è il mercato, a Pontedera, quindi diciamo anche nella zona ci potrebbero essere. Comunque lei si ricordi... Nella prossima occasione ci andrò di certo. Allora, lei si ricordi di andare lì perché non solo può fare una spesa ovviamente di verdure, ma ci sono la spesa di miele, di uova, di olio, di vino, di frutta di stagione, perché poi già la nostra costa comincia a produrre quelle piccole delizie, i carciofi per esempio, che ancora non ci sono, non hanno nulla a che vedere con la frutta. Tantissimi. Ma insomma, lei sarà felice. E poi invece per quanto riguarda il pesce e la carne, dove andiamo? Sempre nei mercati di Campagna Amica, a Livorno, a Pisa ci sono, ricordo il sabato mattina, ma ci sono a Pontedera, ci sono a Firenze il latte, ce ne sono tantissime. Ricordiamo Arezzo, il latte, vero? Il latte, il formaggio. Tutto, diciamo. Insomma, basta, andiamo al quiz. Ogni ben di Dio. Ogni ben di Dio, come dice lui. Allora, torniamo al film. Allora, signora Maria, secondo me, però non credo sia quello, ma io dico il ciclone di Pieraccioni. No, lei si è lasciato ingannare dal ballo. Dal ballo. Ha fatto bene però le spagnole. Mi dispiace, niente spagnole. Senta, mi dica un po', lei non è toscano? No, io sono sardo. Vai. Allora, presto avremo una bellissima trasmissione dedicata all'agnello sardo, che è da considerarsi forse il miglior agnello di qualità in tutta la Toscana. Avremo dei pastori sardi e farò fare anche dei piatti sardi. E poi voglio fare la ricetta del mirto. Va bene? Va. Ecco, perfetto. Non mancherò. Un ringraziamento penso sia dovuto. Attenzione, pecorino toscano... Ottimo prodotto di grandissima qualità, è fatto anche da tantissimi pastori sardi che sono veramente bravissimi e penso anche loro meritano un applauso da parte nostra perché sono anche loro. Sì, senta, pastori sardi che fanno i pastori sardi toscano. Sinceramente sì, proprio in questi giorni la sto organizzando. Senta, le voglio fare una domanda. Il piatto che più le mette, cioè nostalgia, il suo piatto dei ricordi qual è? Beh, l'arrosto di agnello. L'arrosto di agnello. Allora senta, mi raccomando, io tanto lo annuncerò prima, mi sembra che una puntata sull'agnello sardo con i pastori sardi sarà alla fine di febbraio e quindi spero che lei possa sintonizzarsi. Magari vince quello che mi hanno offerto di far adottare una pecora, va bene? Assolutamente sì. Certo. Non che la debba portare a casa, No, aspetta. No, guardi, non che debba portarla a casa. Praticamente tutti i prodotti che verranno, per esempio dalla mungitura della pecora, la lana che verrà tosata, eccetera, verranno a lei finché la pecora sarà in vita. E quindi pensi lei, visto che la pecora dura molto... Capotti, tutto, potrà fare il nostro. Arrivederci, a risentirci. Va bene, arrivederci, San Maria, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Allora, a questo punto andiamo un po' avanti con la nostra ricetta. Certo, manca l'arancio. Vai. Manca l'arancio. Questo è quello finto? Sembra no, finto. No, questo è l'arancio di Villa Graziani. Esatto. Sì. Allora, guarda. Non è dolce come gli aranci siciliani, è un po' più aspro perché qui non arriva completamente a maturazione, ma è succosissimo, quindi buonissimo. Ecco, fra l'altro per accentuare il succo di arancio perché confluisca meglio poi nella nostra spremutina, bisogna fare così. Strusciare. Sì, ma dopo noi lo dobbiamo bere. Tieni. Bene. Quindi allora, non è trattata. Non è assolutamente trattata. Ma vai, è un pochino dura. Sì. In realtà,
il bianco, eh. Che non profumo. Non si deve grattare il bianco. Si, ma scusami, ma il pappagallo o fai il pappagallo? No, no, è giusto con questo colore carioca. Sembriamo dei pappagallini. Allora, ecco. E se sono lo scudiere, Anna Maria. Senti, che profumo che abbiamo qui di questo arancia. Mamma mia, con questa arancia veramente. Sì, veramente. Comunque sono, l'arancia con le carote sta veramente bene. Sì, buonissimo. Allora, sì, l'abbinamento sì. È perfetto, non solo per il colore, ma anche per il gusto, che è la cosa che a noi interessa. Vai. Di più. Bene. Permetti? Abbiamo aggiunto la scorza dell'arancia. Permetti? Finissima. Sì, puoi sì, usare sì, il tuo dito che il mio c'è il cucchiaino, ah, c'è il cucchiaino. Qui abbiamo tutto, aspettando il TG, non manca niente di quello che c'è. Quindi allora giriamo. Simpatici sono questi due. Allora giriamo. Come si può non diventare clienti della Coldiretti? Ricordo, al di là dei prodotti. Ricordo ancora cosa abbiamo fatto per chi si è messo all'ascolto colpevolmente solo ora. Ecco, però noi lo perdoniamo e diciamo che domani dall'inizio della trasmissione deve mettersi in collegamento. Sì. Quindi 400 grammi di carote, metà tritate col mixer o insomma diciamo in maniera molto fine, l'altra metà un po' grossolana, 150 grammi di mandorle, due uova che avevamo montato e con poi al quale avevamo aggiunto 100 grammi di zucchero, poi mettiamo da ultimo, quando è raffreddato il burro, io 50 ho detto, grammi. Una noce grossa di burro, diciamo una mezza arancia. Ecco, insomma, 50 va bene. Grammi di burro. Poi mettiamo alla il fine, lievito. Il lievito alla fine. Sale, un pizzico di sale che il nostro Andrea ci mette dentro, qui, ci propina. Mischiamo sempre. Vai. Per amalgamare mi bene. Mi sembra manca la farina tutto. E il lievito. Sì, mettiamo prima la farina. Vai. E poi il lievito. Allora, la farina che tipo? La farina 00 e soprattutto farina di grano toscano, se volete fare un plum cake toscano, se no grano milanese, se volete fare un plum cake alle carote lombardo. E scusa, se lo volessi sardo, ecco, allora, dovete prendere la farina sarda. Però a quel punto dovete prendere anche le carote sarde, perché ricordo che sull'isola le carote la sarde. Carota sarda, vabbè, ora stiamo scherzando. Parte, però l'importante è che la farina sia veramente allora, genuina. Esattamente, noi abbiamo visto il germe di grano. E per chi ovviamente non fosse intollerante, perché altrimenti insomma non va bene per però i celiaci. Questa ricetta qui si può fare naturalmente anche per i celiaci. E quindi noi sostituiamo la farina con, per esempio, una farina di riso, esatto. Una farina di polenta, fra l'altro di mais. Benissimo. E quindi va oppure benissimo. Oppure per cambiare anche di gusto, io secondo me anche la farina di farro ci starebbe bene. La farina di farro? Sì, con le carote sì. Secondo me si addisce. Ma va bene. Allora, abbiamo amalgamato bene il tutto, a questo punto mettiamo il lievito. Lievito, ecco, facciamo attenzione qua. Anche questo qui a amalgamarlo bene. Io sento già un ottimo profumo. Sì, ma guarda, l'arancia e la carota, il binomio perfetto. Ecco, veramente. Allora, a questo punto prendiamo uno stampo da plum cake. Che lo facciamo vedere. Abbiamo messo qui, sì, vero, una noce di burro. Pezzettino di burro. Batte da una mano. Allora, si unge la teglia, quello è importante. E sì, perché sennò non vi riesce fuori. No, il sennò non vai. Il plum cake. Allora mettiamo mettiamo nello stampo l'impasto che avevamo preparato con le carote, eccoci. Ora c'è chi anche mette delle scaglione di mandorle gigantesche dentro. No, dopo si può. Per esempio, qui nella ricetta inglese. Questo è un dolce che ha molte, molte versioni. Certamente questa versione. Quello inglese, naturalmente, è un po' più pesantuccio. Fatto con la farina inglese, ricordiamolo sempre. È un po' più pesantuccio e mi sembra che abbia anche del liquore dentro. Ecco, non lasciare mai. Eccoci, forse c'è una telefonata. Sento suonare il telefono. Tanto accendi il forno, a quanto? Sarà meglio. 180 gradi, accendiamo il forno, grazie Andrea. Pronto. Pronto? Buonasera, il suo nome? Buonasera, Michela. Mi scusi, non sento bene. Michela. Se può chiudere il telefono, però. E l'audio della televisione. Sì, ho chiuso. Michela. Brava. Michela. Allora, Michela, da dove telefona? Da Arezzo. Quindi le piacerebbe andare a Vada con il suo amore? Moltissimo. Senta, stavo per dire ha più amori lei nel senso figlio. Lui chiude un occhio e lui pure. Allora vediamo un attimo, ha riconosciuto per caso il film da cui è tratta la sequenza che vi ho mostrato?
spero di sì, ci provo. Vai. Il film è Sano da morire, la regista Roberta Torre. No, che peccato. Mannaggia. Ma guarda. Però signora può andare a Arezzo, in Piazza Giotto, al mercato di Campagna Amica. Ci va in Piazza Giotto? Senti. Vado tutti i mercoledì. Vedi, bravissima. Scusa, vedete anche i polli? Sì, no, non lo so, bisogna sentire Tullio Marcelli, che è presidente di Coldiretti Arezzo, e tra l'altro è quello che ha portato anche il vino. Ah, esattamente, allora guarderemo anche il vino. Ne parleremo. Bene, perché te con lui finiamo sempre con il vino. Signora Michela, la ringrazio per aver partecipato. Continui a seguirci, continui a telefonare, certo. E vedrà che prima o poi vincerà. Va bene? Va bene, grazie. Grazie, arrivederci. A questo punto il plum cake alle carote lo affido allo scudiero, Lo mette lì. Lo sai cosa possiamo fare anche? No. Ecco, allora possiamo prendere, se vogliamo abbellire ancora di più il plum cake, un chiaro d'uovo, sbatterlo e metterci lo zucchero vanigliato e a quel punto metterlo sopra l'impasto. Per farlo così? Oh mio Dio! Eccolo qua! Non ci posso credere! Eccolo mamma qua, è arrivato il plum cake, in men che non si dica. E quindi, con anche il piatto in tinta, lilla, sì, e la scorza d'arancia che mettiamo solo quasi a fine cottura con il chiaro d'uovo montato e appunto lo zucchero vanigliato, e viene questa crema sopra. Viene una sorta glassa, di cresta d'uova, insomma, perché voi sentite questa qui, vedete, guardate, se io provo a toccarla, è dura. Rimane bellissima questa copertura bianca, una sorta di glassa bianca, fatta con lo zucchero montato a neve, con un cucchiaino di zucchero, cioè con il bianco dell'uovo montato a neve, a cui sono state aggiunte le scorzette di arancio. Bella anche la colata laterale che fa tanto Natale, guardate, effetto candele. Benissimo, a questo punto tagliare subito, tagliamo, togli ecco, questo. Cominciamo a mangiare, perché a me quando si guarda e basta. No, Maria, guarda che hai già mangiato abbastanza e hai anche detto. Allora, ricordiamo per gli amici a casa la ricetta del dolce. Posso allora, tagliare? Un cake alle carote toscano, 400 grammi di carote, ricordo 200 grammi tagliate fine e 200 grammi tagliate grosse, o se no, insomma, come vi piace di più, quello a vostro gusto. 150 grammi di mandorle, 2 uova, 50 grammi di burro, 100 grammi di zucchero, 150 grammi di farina, poi c'è la scorza d'arancia, un pizzico di sale, mezza bustina di lievito. Infornate tutto, preparate quando è quasi cotto, ricordatevi, un po' di chiaro di uovo montato a neve con lo zucchero vanigliato, lo mettete sopra, fate la glassa e plum cake toscano. Vorrei è pronto. Anch'io. Com'è Anna Maria? Ma facciamo tarallucci e vino o plum cake e vino? Perché il vino ce l'abbiamo, il plum cake c'è. Plum cake e vino. Ecco, allora, plum cake e vino ovviamente. Ecco, quindi ora buono. Prendiamo dal è delizioso. Banco un po' di vino, perché il plum cake sta bene accompagnato anche da con un vino. Un ottimo vino. Che è questo? Che io è mangio. Questo? È un vino, pensate, del 2010, il Macchione, che è un vino biologico fatto in provincia di Arezzo. E questo vino, naturalmente prodotto toscano a tutti gli effetti, Sangiovese e Merlot. Ma secondo me la cosa più importante del vino per sapere se è buono è berlo. Se ci piace è buono. Certo, se, no... se non hanno portato il cavatappi, questo rimarrà muto. Semplicemente con l'acqua qui. La Coldiretti ha tutto. Allora, io vi volevo però ricordare che questo dolce, scusate, è veramente delizioso perché mantiene un grado di umidità incredibile, dato dalla carota che sembra possa diventare arida, ma in realtà unita agli oli essenziali che escono fuori dalle mandorle diventa un dolce buonissimo. Poi secondo me cosa c'ha questo plum dimmelo cake, dice, questa ricetta è desiderabile, che c'è parecchie carote rispetto alla farina, quindi esatto, rimane un po' più basso, non però se umido, come hai detto benissimo te. Esattamente. Poi se volessimo ancora aggiungere, secondo la ricetta in anglosassone, fammi sentire, ecco qua. No, molto buono, molto buono. Se volessimo aggiungere anche un tocchino, un tocco di liquore, non ci starebbe male. Allora, un gran noi... Barnet magari. All'arancia, un liquorino all'arancia. Un liquorino all'arancia. Sì, lui sì che se ne intende, Pubblicità, noi intanto si berrà. Con
Allora, buonissimo, anche il vino era delizioso. Praticamente bene. Non abbiamo fatto altro che mangiare. Sì, come al solito direi. Ci siamo sacrificati, via. Sì, allora qui vedete il pezzo di pizza è stato mangiato da lui. No, no, io ho mangiato un pezzettino, guarda, una strisciolina, sì, nemmeno si vedeva. No, no. Bene, comunque ricordatevi di andare presso i negozi di Coldiretti e i mercati di Campagna Amica, oppure consultate il sito per poter aderire a questa iniziativa che prevede e auspica la pizza come prodotto patrimonio mondiale, dell'UNESCO. Proprio così. Tutelando appunto tutti quelli che sono gli ingredienti di qualità, ma soprattutto autoctoni che identificano proprio la pizza come tale, ma anche il procedimento. E poi, insomma, così smetteremo di mangiare all'estero delle pizze cattive. La ricetta della pizza patrimonio dell'UNESCO. Allora, vai. Torta di pane, Anna Maria, abbiamo detto. Allora, guardiamo un attimo gli ingredienti. Abbiamo 3 etti di pane duro. Ora bravo, ora fermo. 2 uova, 4 cucchiai di zucchero, servono anche 2 cucchiai d'olio, noci. Uvetta. A occhio, uvetta messa a mollo nel rum. Mamma a occhio, mia, cioccolato. A occhio, e una bustina di lievito per dolci e il caffè per bagnare il nostro pane. Ma questa è la tazza di Andrea. La mattina lui è più grande di me. Facciamo vedere che è proprio piena di caffè. È piena di caffè. Non è uno scherzo. Così la telecamera la inquadra. Guardate qua, altro un tazzone di caffè. Allora, in modo molto pittoresco. Sì, frugale. Prende allora, questo pane. È un dolce molto frugale. Te lo dirò subito, Anna Maria. Lo spezziamo anche noi. Sì, non è bello da vedere, no. Però è buonissimo. Non è bello quel che è bello ciò che piace. Chiaramente. Quindi ci piacerà. No, ma più che altro oggi volevo dare un'idea nuova, Anna Maria. Perché cioè? Quando abbiamo il pane vecchio, chiaramente, peccato veniale buttarlo. E allora che si fa? Sì. Si fa la cappa al pomodoro d'inverno. Sì. D'inverno si fa la ribollita. D'estate si fa la panzanella. Poi si fanno le polpette. Ma non è che sempre queste cose. E poi se uno ai polli, li dà ai polli. Dopo un po' viene una cannoia. Allora, per cambiare, volevo dare un'idea in più ai nostri telespettatori. Almeno questa torta di pane. Così, appunto, per dare un'alternativa ulteriore. Ovviamente per pane raffermo intendiamo in questo caso del pane cotto a legna. Chiaramente pane molto toscano, buono, pane toscano, sciapo, no? Sì, che appunto proprio oddio, così. Se uno c'ha quello pugliese va bene, Enzo. Insomma, salatino con il dolce, non lo so. No, no, ma va bene, dai, c'è sempre, direbbero i cuochi, quel tocco di sapidità, anzi, insomma, va bene. Ora tutti i chef siamo diventati. Veramente, sono tutti chef. Mi dicevano, fra l'altro, dei ristoratori che sono preoccupati perché ormai il cliente medio pretende di essere talmente critico da credersi un critico. E non sempre ha la preparazione adeguata. Vai, allora, guarda bello. Ecco il nostro pane. A questo punto, Anna Maria, a questo lo punto, bagniamo con il caffè. Col caffè, allora. Ecco perché hai portato un bicchiere. Allora. Si va a occhio, qui si va a occhio. No, no, io l'ho capito. C'è poco da fare. Meno male che ci vedi, perché dosi. Altrimenti. Non c'è le dosi. Bagna finché proprio non deve essere fradicio. Sì, però scusami, si deve amalgamare. La dose bene. Ora è un panetto di 2 etti e mezzo. No, 3 etti di pane. Io dicevo 3. Sul caffè. Ah, ecco, il caffè, sul caffè non c'è. Io ho allora, fatto 2 caffettiere grosse. Metti. 2 caffè. E lo metto tutto. No, aspetta, metto un po' per volta. Intanto io lo giro così. Ci vorrà una lo vita. Insuppi, eh. Quindi praticamente nel caffè. Vai, Anna Maria, ancora. No, no, io vado. Vado. Oh mio Dio. Allora prendo subito un po' di carta. Che tazza meravigliosa. Dove l'hai comprata? Boh, era a casa, non so da dove proviene. Dalla lotteria. Basta, Anna Maria, che c'è parecchio sotto. Ecco, anche lotteria ci sta della parrocchia. Anche perché ricordiamo che il nostro Andrea ha molti, molti impegni. Ufficialmente noi apriamo il toto fidanzate perché io le vaglierò. Sì. Però ascolta, Anna Maria, io e Simone si va a coppia. Simone, in che senso? Che si cerca? Una per me e una per lui, capito? Una per uno. O se no, meglio due io e punte lui, insomma, se proprio bisogna. Devi sacrificare. Bisogna sacrificarsi. E io dovrei essere la ruffiana. Anna Maria fa il casting. Se siete interessate potete contattare gli studi aspettando il TG. Anna Maria vi contatterà per un colloquio e poi se siete validi o no, insomma, Se no, mi raccomando, dovete saper farla mangiare. È più importante saper fare la spesa. Basta. Ovviamente se andrete alla Coldiretti avrete potete andare anche alla Coldiretti in più. Vedi che ci voleva tutto. Vai. Allora, due punto, macchinette dicevo, di caffè, quindi due macchinone di la mia caffè grossa, poi da 8 da 8
8. Sì, come si misura lei? Affettivamente? Da 8, da 12. A tazzine, ma siccome tu hai dato tanti esami, ecco, e quindi, sì, ora ho cominciato a numeri. Dov'è? Sarà alla fine di questa puntata, ma non sono sicuro, guarda. Non sono sicuro. Dovendo stare sveglio, lui doveva avere sempre del caffè abbondante a portata di mano, va bene? A volte passava gli esami, gli avanzava il caffè, quindi ci faceva questo... questa ricetta torta di pane, chiaramente ricordiamo la ricetta mi ha dato che tu. Mandava ai professori i tumelia. Sì, l'ho allora. Portata tante di torta professori bisogna dire all'università via. Vabbè, allora a questo punto diciamo che il dottorato per meriti dolciati. Ecco, ora se dicevo così Anna Maria, ho passato una rigida selezione, ho 25 candidati. Dai, dai, stiamo scherzando. Allora, lui non è soltanto un genio perché lo è, sì, ma anche un ragazzo dal cuore buon, grande, grande. Dicevi da una pancia, grande, grande, perché si vede, c'è bisogno, tu lo dici. Io. Ma dopo il pane col caffè, il pane da fermo l'abbiamo messo. Andiamo avanti. 300 grammi. 4 cucchiai di zucchero. Ci vuole un fazzoletto per. Ecco il fazzoletto. 4 cucchiai di zucchero. Ah, vabbè. Poi si mette. 4 cucchiai di zucchero, poi sempre occhio l'uvetta metterei. Aspetta. L'olio. Oddio. 2 cucchiai d'olio. Ma questo vai. Extravergine d'oliva toscano, mi raccomando. Sì, sì. Bene, no, olio di certificato. No, no, olio certificato. Di salsa. Guardate, e come è certificato si vede dall'etichetta. Dall'etichetta ovviamente. Del consorzio. Del consorzio dell'IGP Toscano. Esatto. Anzi, approfittiamo per salutare il presidente Fabrizio Filippi e il mitico Cristian. E il mitico Cristian Sbardella, che sì. Insomma ci manca un po'. Sì. Allora, a questo punto, telefonata. Mentre noi io intanto metto le noci, eh. Anche non hai messo le anacardi stavolta? No, gli anacardi a Dubai l'ho mangiati, parecchi, ma parecchi. Perché ha una sorella a Dubai, eh. Sì. Desapare Sidos, che lavora a Dubai. No. Allora, vabbè, lui ne ha mangiati tutti i tipi. Comunque, avendo gli anacardi, per chi frequenta Dubai, potrebbero essere inseriti al posto delle noci. Si fa una ricetta un po' esotica, ma insomma. Parecchio esotica. Telefonata, pronto? Sì, pronto. Buonasera, signora, il suo nome? Buonasera. Rosanna. Rosanna, sei divertita per ora? Sì, molto. Guardi, male. Io veramente, guardi, se avesse bisogno di due persone allegre, divertenti, che le rendono la giornata lieve, io le consiglio loro due. Se è vicina, gli portiamo un po' di plum cake, signora. Guardi, il plum cake va difeso con i denti, perché veramente è non buono, le giuro, buonissimo. Provare per credere un'inquadratura. L'abbiamo mangiato tutto noi tre, o soprattutto io. Guardate qua, ecco. Delizioso, quindi le consiglio di rifarla perché una delle caratteristiche che proprio portano loro nella mia trasmissione è che questi dolci sono sempre molto semplici ma buonissimi. Ecco qua. Allora, da dove telefona? Da Montecatini Terme. Oh, bene, quindi peccando poi si fionda alle terme e così tutto sistemato. Sì. Allora, vediamo un attimo il nome del film. Passione. Regia? C'è l'applauso. Bravissima. Brava. Signora. Brava. Passione, che è di, lo sa? Il regista? Sì, John Turturro, eccolo qua, uno dei film più belli dedicati a Napoli. Non so se la regia riesce a mandarci lo spezzone. Eccolo qua. Con passione. La musica. Senza musica, non importa, tanto la signora l'ha visto. Allora, signora, lei andrà ovviamente a Villa Graziani, in questo agriturismo, chiamiamolo così, una per villa una storica. Cena romantica. Lei ha la persona con cui andare? Il mio maritino. Oh, bene, col marito, bene, benissimo. Ha una figlia da poter, diciamo, presentare? Vai. No, non ho bambini. Qualche persona che conosce? No, neanche. Inizio tutto il nome. Allora, loro hanno poco esigente. 1,80, bionda, l'altro no, vabbè, una. Ma l'importante insomma, è saper farla quattro lingue. Però, no, e saper farla da mangiare. E la spesa. Va bene, allora, arrivederci signora, bravissima. L'aspettiamo, questo è un film stupendo. Grazie. Dopo la chiamerà appunto Simone Ferri Graziani. Arrivederci. Allora, continuiamo subito. Intanto abbiamo acceso il forno? Sì, 180 gradi. Vado io. Ricordiamo, abbiamo messo pane, caffè, olio... E noci. E noci. Aggiungiamo poi l'uvetta, sempre a occhio, messa a bagno nel rum.
c'è stata diverse ore, così è rinvenuta e è cresciuta anche lei. Anche lei, oltre che noi. Bene. A forza di mangiare. Poi, dopodiché, per alleggerire, scaglie di cioccolato. Fondente, chiaramente. Vabbè, se non avete sempre fondente, occhio. Vai. Crepi l'avarizia. E anche il cioccolato prendetelo di qualità, perché se no, insomma, anche lì c'è una... Anche quello di cioccolato è un mondo, guarda. È un mondo che veramente va conosciuto. Di grassi idrogenati se non abbiamo il cioccolato giusto. Perché la Coldiretti vende anche il cioccolato? Per ora no, però in alcune botteghe lo vendiamo. Perfetto. Perché non è solo mercato, ma abbiamo anche le botteghe di Campagna Amica, ecco, dove trovate tutti i prodotti anche e alcuni prodotti, diciamo, artigianali. Ecco, solidali. Bene. Bene. Le uova, due uova. Che servono un po' da legante. Un po' parecchio. Del nostro dolce. Te lo dico. Allora, vederlo così, uno gli darebbe tanta fiducia. No, ma... Bello non è, sinceramente, però credetemi che è buono dopo, vale la pena, vale veramente questa la pena. Questa è il Demelda, come si chiama? Itumelia, scusami. Che ci segue, salutiamo Itumelia, salutiamo Itumelia, le sue nonne, salutiamo i suoi genitori, tutto il paese di Sorano, le amiche, gli amici. Tutti. Va bene. Tutti davanti alla televisione. È vero però, Verissimo. E tu, guarda Anna Maria. Dimmi. Quelli di San io Quirico. Io giro però. Vai, gira perché quelli no... di San Quirico che guardano quando ci sono io. Poi guardano anche tutte le altre puntate da aspettare. Oh, insomma. Ma naturalmente anche tutti quelli di Vada, di Rosiana, Princia di Livorno. Ma Lodens stasera su a picco, un milione di telespettatori. A picco per insù. Ah, meno male, va bene. Aggiungiamo il lievito per cui il picco alza. Una bustina. Facciamo lievitare il picco. Una bustina di lievito per dolci. Lievito istantaneo. Ecco, è bello fatto il nostro composto. Allora, Anna a vederlo Maria. È un po' brutto come l'ho detto, è brutto. Però il profumo intenso del caffè permea tutto. È brutto, Anna Maria, lo so che è brutto, però è bello, ti ho detto, basta che sia intelligente. Che ti devo dire? Ecco la teglia. Questo è un dolce intelligente. Questa era la teglia scomparsa, che ora è ricomparsa. È già imburrata, Anna Maria. È già imburrata. Ovviamente. La e mettiamo il nostro composto. È brutto, però poverino, è lui. Piace, ma basta, ricordiamo piace. Che è a base di pane raffermo, Benissimo, metti lì perché abbiamo gli ultimi 3 minuti. Bene. Sono contenta che siamo felici e contenti perché queste sono puntate sempre divertenti, istruttive. Vai. Alla base della metto, cucina c'è una buona spesa. E poi come ha detto te, Anna Maria, ricette che si possono rifare a casa, benissimo, facilissime. Ma tu lo sai che sei stato con la tua ricetta del dolce di zucca l'anno scorso il più cliccato su YouTube? Vai, mettilo subito, metto, non ti montare la testa, io, vai, io, quanti io, minuti e quanto al forno? 180 gradi, 180 gradi. Minuti, facciamo la prova dello stecchino come al solito. Lo stecchino in che senso? Lo stecchino lo mettiamo dentro per vedere se è dolce o cotto o no. Benissimo, è cotto. Ecco il risultato, Anna Maria, come te lo dico. Non ci dimentichiamo la pizza. Non ci dimentichiamo la pizza. La firma in diretta, non ho la mia penna preferita. Ecco, vabbè, ma abbiamo la penna. Quindi. Va bene, nel frattempo, ecco, prima della penna, aspetta un attimo, il dolce che è decisamente, non ci si è mica bruciato, vero? No, Anna Maria, no, è il colore. È il caffè. Questo è dentro, dove ci troviamo tutta l'uvetta, le noci, così. L'ho detto, è brutto, ma ragazzi, credetemi, favoloso. E soffice. No, avete visto che carino lui, se l'è mangiato. Allora, a questo punto, invece di noi tagliamo e tu ripeti la ricetta. Vai, vi voglio ricordare che alcuni mettono anche dei pezzetti di Benissimo. Mela per renderlo ancora più lieve. Ricordiamo, prego. 300 grammi di pane raffermo, a cui aggiungiamo del caffè, 4 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, noci tritate, uvetta messa a mollo nel rum, cioccolato fondente, una bustina di lievito. Cuociamo in forno, 180 gradi, 40-50 minuti, come abbiamo detto. Facciamo la prova dello stecchino. La assaggiato te, Simone? Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Diciamo che dopo il plum cake è il dolce più buono di stasera. Ecco, stasera. Assolutamente. Io anche con il cappellino pronta per firmare. Per firmare la petizione. La petizione, l'arte della pizza, patrimonio UNESCO. Eccolo qua. Quindi, bandiera gialla, che è la sigla loro, ecco va bene, non potrebbe che essere altrimenti. Andiamo, io mi tolgo dirette. Però il cappellino, grazie però per avermelo dato. E saluto tutti i nostri telespettatori, ricordando che con Coldiretti la spesa diventa più semplice. Ringrazio Simone Ferri Graziani. Grazie Anna Maria. Sempre un piacere averti qua. Andrea, non ho parole, non ho dubbi, non ho niente riguardo a te. Non solo, lui lavora anche alla misericordia per aiutare coloro che hanno bisogno, facendo... Andiamo
diamo agli sbandieratori. A sbandierare, non ci facciamo mancare nulla. Non ci facciamo mancare nulla, loro sbandierano dalla mattina alla sera le loro doti, tutto quanto. Quindi io scrivo il mio nome e il mio cognome, va bene? Bene, e grazie a voi che ci avete seguito, naturalmente. Certo, grazie. Grazie a tutti. Voi, la firma per la pizza, eccola qua. Adesso possiamo mangiare insieme in pace tutto, ricordiamo vino, pizza, pizza, codo, dolci, ogni cosa. Dolci, tutto quello che ci fa ingrassare, a noi ci piace, ovviamente. Tieni, a tutti qua. Grazie. Bene, a me questo. Arrivederci a tutti. Ciao. Grazie.